amicidimoto.it. Benvenuti in questo nuovo video. E cosa andiamo a provare oggi? Andiamo a provare un mezzo molto particolare, anzi oserei dire unico nel suo genere, Oset TXP 24, dove TXP, ve lo faccio subito vedere, sta per Trial, Explore con la X davanti e Play. Quindi questo lo dice già lunga sul termine di utilizzo di questa bicicletta, moto, bici da downhill, e-bike, lo andremo a scoprire dopo. Però prima di salire in sella con noi, sigla! Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Oset TXP 24, che alle proprie spalle ha un brand molto rinomato. Infatti Oset è un'azienda americana che, pensate, è nata nel 2004 e ad oggi ha venduto 40.000 mezzi, quindi un'azienda solida, un'azienda che è stata acquistata appunto da Triumph. Quindi dietro a questo mezzo c'è tutto il know-how e la firma della casa inglese, della casa di Hinckley. Oset appunto fornisce mezzi d'accesso per bambini da 3 anni fino, insomma, all'età adulta. Noi oggi abbiamo guidato appunto questa TXP 24, che è un po' il fiore all'occhiello, la punta di diamante di Oset. Lei è pensata, diciamo, per i ragazzi di 14 anni, però ecco, come poi vedrete nel video, può tranquillamente portare a spasso e far divertire non poco anche i guidatori più esperti. Io una piccola introduzione ve l'ho fatta, ora parliamo un po' della tecnica. L'estetica rimanda molto a quello che è una moto da trial, e qua proprio vedete installata una sella, però è possibile rimuoverla rendendola a tutti gli effetti una vera moto da trial elettrica. Perché quindi elettrica? Per il fattore di sicurezza, ovvero il fondatore dell'azienda Oset aveva appunto paura che il proprio figlio si scottasse con la marmitta dei motori endotermici, e quindi ecco perché ha equipaggiato un motore elettrico da 1600 watt, batterie a litio e con un'autonomia di 3 ore, più di 3 ore nell'utilizzo in fuoristrada. Quindi un motore bello potente, pensate, su un telaio, su una, mi verrebbe da chiamarla moto, ma è un po' un ibrido, su un ibrido, chiamiamolo così, su un mezzo che pesa, pensate, solamente 48,1 kg se togliamo la sella appunto dedicata. Se invece la equipaggiamo così nella configurazione in cui la vedete ora, il peso sale di pochissimo, poco più di un chilo, siamo a 49,2, rimane comunque un vero e proprio peso piuma. Veramente leggerissima, ma non si è trascurato nulla per quanto riguarda il comparto ciclistico. Questa è la forcella da 160 mm ad area completamente regolabile, e vi ricorderà molto quelle delle bici da downhill, perché è proprio così, è una forcella, ma anche la sospensione, l'ammortizzatore posteriore, anche lui completamente regolabile, ve lo faccio vedere, eccolo qua sotto, è proprio da bici da downhill. L'impianto frenante è supportato da delle pinze a 4 pistoncini e dei generosi dischi, ed è come nelle biciclette, quindi freno posteriore sul manubrio a sinistra e anteriore a destra. Però c'è una chicca, mi verrebbe da chiamarlo gas, ma in realtà è il potenziometro, e questo vi stamperà un bel sorriso sul volto quando lo girerete tutto, perché ve lo anticipo, questa Oset TXP 24 è veramente divertentissima da guidare. Il cerchio anteriore è da 19 e è supportato da un parafango regolabile su diverse posizioni, quando magari c'è un po' più di fango, mentre al posteriore abbiamo un cerchio da 16 pollici e la classica corona piena da trial. E la ciclistica si completa poi con un bellissimo telaio qua verniciato in rosso in acciaio al cromo molibdeno. Quindi sì, è molto leggera, ma è decisamente robusta, e qua si vede l'ingegno, si vede la firma di Triumph a livello qualitativo, veramente curata in ogni minimo dettaglio. E ora parliamo un po' di numeri. L'altezza della sella da terra, qualora decidessimo di togliere
la sella Explore è di 635 mm, logicamente non c'è la sella e ha uno stile molto più da trial, mentre ora siamo a 810 mm appunto con questa sella installata che la rende più una versione da enduro, chiamiamola così. Il peso, ecco, consigliato da Osett, garantito, chiamiamolo così, è di 90,5 kg per il pilota. Io sono poco sotto quel peso da vestito con tutto l'abbigliamento tecnico, però ecco, sarebbe ideale pesare 75 chili per sfruttare al meglio. Prima di andarci a divertire un po' in fuoristrada, però vi spiego come si accende, perché non è banale, sennò poi mi rimanete a piedi. Allora, da qua sopra proprio la batteria, c'è il pulsante dell'accensione che tra l'altro funge anche da indicatore per la carica. Però ecco, il gioco si fa bello quando arriviamo qua sopra. Questo è il keypad da cui possiamo gestire completamente tutte le impostazioni della Osett TXP, e questo è un po' il cuore, anzi direi il cervello della Osett TXP. Questo è il pulsante magico dell'accensione, lucchetto che serve poi a modificare le varie impostazioni. Qua abbiamo velocità massima, potenza erogata e risposta dell'acceleratore, e qua due spie. Questa è fondamentale, vedete un termometro, spero che si riesca a vedere in camera, e lampeggia e viene accompagnato anche da un suono quando la temperatura raggiunge gli 80 gradi, mentre quando raggiunge appunto i 100 gradi c'è un calo di potenza appunto per mantenere la sicurezza del mezzo. Per cambiare appunto la risposta della Osett TXP basta schiacciare il lucchetto, inserire un pin che vi verrà fornito da Osett, e poi potrete tranquillamente personalizzarvela e cucirvela addosso. Continuando il ponte di comando, salendo verso l'alto, troviamo un paracolpi, sempre utile quando facciamo i salti e ci divertiamo. Interruttore magnetico per sicurezza, ecco, ve lo legate al polso e qualora dovreste, ecco, separarvi dalla Osett, lei si spenge. Freno posteriore e freno anteriore. Ragazzi, diciamo io che questa TXP 24 ve l'ho raccontata nella tecnica, ma ora anche voi volete vedere un po' come va, quindi dai, accendo le telecamere e via con l'onboard. Ok ragazzi, ora single track, saliremo fino a 1200 metri e divertimento qui è la parola d'ordine. Comunque ragazzi, almeno una volta questo tipo di oggetti dovete provarli, sono divertentissimi. Molto gestibile comunque, sia alle basse che alle velocità un po' più sostenute. In discesa è una bici da downhill. In questi single track bisogna stare solamente attenti alle pedane, ma si guida più come una bici che come una moto. Frenata molto modulabile comunque, veramente bilanciata. Reparto sospensioni ottimo, è una bici con la ciclistica di una moto e lo spunto forse di un 250 da trial, però la possiamo equiparare a un 80cc da trial, ma che divertimento, e soprattutto in sicurezza. Vedete, anche in questi pezzi ci si riesce a spostare molto bene, sul posteriore, indietro, e ha un ottimo controllo. Andiamo anche una ottima luce, ci sono dei gradini molto simpatici qui, il single track da bici direi, e pediamo il freno, anche quello davanti, occhio qui sempre alle pedane, e una volta che ci si prende la mano è una macchina da impennate. E poi quanto è bello andare via silenziosi nel bosco. Ora vedete, ho messo tutto al massimo, potenza, risposta dell'acceleratore e velocità, bella pronta all'apertura. Ora ragazzi, affronteremo questo, sarà molto divertente vedere come si comportano
i nostri mezzi. Ci sono dei gradoni abbastanza importanti comunque, guardate, ci entrano tutti dentro, però sarà sicuramente simpatico da fare. Oh, vediamo un po' come va. Abbiamo fatta, oh, quasi. Ecco un altro ragazzo di uno dei giornalisti. Dai, 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 dai. Su, su, su. Ah, quasi. Ragazzi, altro pezzo un po' impestato. Vediamo qui prendendocela un po' più con calma se riusciamo. Vedete, comunque la leggerezza vi consente di spingerla anche su. Anche se rimanete un po' piantati, si sale un po' ovunque. Ora tratto in discesa. Dobbiamo ricordarci ogni tanto di dare qualche colpettino di gas, perché se non va in modalità slip dopo 30 secondi. Ragazzi, una bicicletta, c'è poco da fare. Una bicicletta però molto più stabile. Sospensioni che coprono benissimo questi sassi smossi maledetti. Ergonomia di guida ottima. Si riesce a stringere benissimo quella che è la sella rimovibile. Oltretutto è molto stretta, proprio una caratteristica di questa tipologia di mezzi, anche se questa OZET devo dire che è abbastanza unica nel segmento. Come vedete, si può veramente infilare in ogni pertugio, in ogni angolo. Ragazzi, purtroppo siamo giunti alla fine di questa prova. Devo dire che è stato veramente, veramente divertente. Non mi aspettavo di divertirmi così tanto in sella a una moto così, una moto, una bici, un e-bike, come vogliamo chiamarla, così divertente. È stata un'esperienza fantastica insieme alla TXP, semplicemente perché mi ha fatto fare cose che con una specialistica da enduro, figuriamoci con una max enduro, non avrei mai fatto. Lo avete visto nelle onboard, siamo saliti su dei single track, se vogliamo chiamarli così, con i tecnicismi, ma erano vere e proprie mulattiere tutte scassate. Ci siamo buttati giù da delle discese belle impervie anche con dei bei gradoni, e la TXP 24 ci ha assecondato. Bisogna un attimo capirla, soprattutto nell'erogazione, però i settaggi, chiamiamole mappature, e i setting della risposta del gas, dell'accelerometro, come volete chiamarlo, sono molto efficaci. Se mettete tutto al massimo è veramente pronta e vi spara fuori dai salti veramente in modo molto molto divertente. Quindi sì, se devo consigliarvela e se dovete provarla, provatela assolutamente a piena potenza, perché è veramente divertente. Per quanto riguarda il surriscaldamento, allora, se li tirate molto il collo nelle salite un po' più toste, è facile, ecco, che si surriscaldi. Però vi dico, se vi gettate a tutta potenza sulle salite, vi stanca, anche perché appunto affrontate dei percorsi molto molto complicati. Quindi sicuramente ci darete prima voi forse che la batteria e il surriscaldamento di questa TXP. TXP che è anche una moto molto formativa grazie al peso contenuto. È questa la chiave vincente. Questa siamo a 49,2 kg con la sella appunto installata, e vi consente di fare praticamente qualsiasi cosa, anche un'ottima trazione grazie alle gomme, vi arrampicate ovunque. In discesa come va? Mi ha ricordato molto una bici da downhill, sarà forse per la forcella e per l'ammortizzatore, ma anche per la sensazione.
Qui in questo caso il peso ci aiuta perché sposta un po' i sassi e risulta molto stabile anche alle velocità un po' più alte in discesa. Molto modulabili anche i freni, sia quello anteriore che quello posteriore. Sicuramente utilizzerete più quello posteriore per ragioni di sicurezza, però se pelate anche un po' l'anteriore in discesa sui sassi, diciamo che lei non vi dice assolutamente di no. Per quanto riguarda la posizione in piedi, beh, le pedane sono un po' arretrate, il che in salita consente un ottimo controllo, in discesa forse siete un pochino buttati in avanti con il busto, nulla di tragico, ecco, basta che piegate un po' le gambe e vi buttate belli indietro e lei vi asseconda senza particolari problemi. Arriviamo al prezzo, perché ve lo starete chiedendo in tanti, prima non ve l'ho detto. Lei è la top di gamma della Oset e viene 4.690 euro. Oset che appunto copre una vasta gamma di clientela, dal bambino fino all'adulto, e si parte da un range di prezzo per la più piccola di 1.490 euro fino ad arrivare appunto a lei che è la top di gamma. Però ora vi porto un ospite speciale e vedrete un po' chi è. Andrea Buzzoni, Triumph Motorcycles, veramente grazie per la giornata perché mi sono divertito tantissimo, però te sei venuto con noi e diciamo che il divertimento non è mancato nemmeno a te, vero, su questa, no, su questa TXP? No, intanto grazie a voi per essere venuti, è stata una bella giornata, abbiamo fatto una bella gita di 2 ore abbondanti nei boschi e sì, io trovo che questo veicolo, per approcciarlo nella sua definizione in modo graduale, diciamo così, sia un fantastico giocattolo, un giocattolo per i bambini, a partire dai 3 anni, per i ragazzi, ma anche per gli adulti, a patto che non superi i 90 kg. Però insomma credo che sia un giocattolo veramente trasversale all'età e anche trasversale alla competenza tecnica, perché non richiede una grandissima competenza tecnica. Sì, infatti una cosa che ho evidenziato più volte, ragazzi, è la facilità di utilizzo ed è un veicolo assolutamente formativo, vi lanciate in qualsiasi percorso e lei vi asseconda. Io vedo scritto però Triumph sulla maglietta, perché vi siete gettati in questo progetto, l'ho raccontato prima, ai ragazzi a gamba tesa, è un po' la firma, il vostro marchio di garanzia, il timbro di garanzia su questo bellissimo mezzo che è la Oset. Sì, e questo mezzo, come diciamo la scuola motociclistica Triumph, se vogliamo definirla così, perché comunque ha una sua forte particolarità e peculiarità, cioè che è la qualità dei componenti, la qualità delle finiture. Questo veicolo rispecchia, diciamo, questa cultura di fare le motociclette di Triumph. È un'azienda di origine americana che abbiamo acquisito nel 2020 e che quest'anno, a partire dal mese di luglio, sarà ufficialmente distribuita e importata in Italia da Triumph Motorcycle Italia, naturalmente. E oltre alla vostra grandissima novità anche di quest'anno, la moto da cross, che tra l'altro, ragazzi, sta ottenendo ottimi risultati in MX2 e anche negli altri campionati, quindi una moto completamente fatta da zero, mi raccomando andate a vedervi il video della nostra prova in Florida, se non sbaglio, giusto? Sì. Bellissima. Questa moto, questa e-bike, questa bici da downhill, come volete chiamarla, lo stiamo ancora definendo, dove sarà disponibile? Allora, sarà a partire dal mese di luglio in vendita in 10 concessionari della rete di Triumph Motorcycle Italia selezionati e sono gli stessi concessionari che oggi hanno il mandato per la vendita delle moto da cross e le moto da enduro che arriveranno, di cui ti ringrazio per la citazione perché effettivamente l'esordio è stato molto molto positivo e siamo contenti e orgogliosi di questo. Le moto, tra l'altro, le prime cross 250 sono in questa rete di 10 concessionari che ho appena menzionato da praticamente 3 settimane e appunto a partire dal mese di luglio saranno presenti nello stesso punto vendita off-road anche le Oset, proprio a simboleggiare un'interpretazione della libertà dell'enduro, del cross, del fango, diciamo, o della libertà nella natura a 360 gradi, quindi dai 3 anni a qualsiasi età, da un motore elettrico a un motore endotermico. Ragazzi, quindi io vi consiglio assolutamente di andarla a provare, questa TXP 24, perché io ve lo ripeterò, sarò ripetitivo in questo video, ma mi sono divertito tanto, dall'amatore a magari il professionista, ecco, tirerà fuori da voi le migliori capacità e vi farà divertire al 100%. Ragazzi, però questo video è giunto al termine, ringrazio ancora Andrea. Grazie a voi, Andrea, grazie Pietro. E noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, tutti i link sono in descrizione. Ciao ragazzi! Ciao!